Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in collegamento col sindaco di Firenze, Dario Nardella. Ben trovato Nardella. Buonasera. Dovrebbe averci raggiunto anche Paolo Cirino Pomicino, è così? Mi fate vedere se è Eccomi, attivo il sono qua. collegamento. Eccoci, Sono qua con evviva, voi. evviva! Ben trovato. Allora, Ben trovato a voi. sindaco, partiamo dalle regole del Natale. È arrivata anche la notizia che a che ora ci sarà la conferenza stampa del Premier? 20 e 15. Alle 20:15 il Premier darà le comunicazioni relative al DPCM, così ci togliamo questo dente e ci mettiamo l'anima in pace rispetto alle regole del Natale. Le chiedo però, la convincono o non la convincono? C'è qualcosa che lei avrebbe fatto diversamente per quello che ne sappiamo ad ora? Beh sì, infatti ancora non c'è il testo definitivo, però qualcosa si capisce. Io partirei dal numero dei morti, anche queste 24 ore sono 684. Ecco, questo mi fa subito pensare che il rigore deve rimanere la linea di fondo, perché se guardo la mia città, guardo i rischi che vivono soprattutto le grandi città, mi rendo conto che dobbiamo essere molto rigorosi. Quindi va bene questa linea. Ci sono alcune cose che forse si possono migliorare. Ho visto che si parlerebbe del divieto di spostarsi da un comune all'altro. A mio Esatto. avviso va bene questo divieto. Non è una nuova regola, c'era già nella prima ondata, però ci possono essere casi puntuali e chiari per i quali è possibile spostarsi anche in un altro comune. Ad esempio, se io nel mio comune, che è molto piccolo, non trovo i generi di cui ho bisogno, prodotti o generi alimentari, posso andare nel comune accanto. È una regola che già abbiamo applicato con successo, si può rimettere evitando l'ennesima polemica su questa Ma se storia della io tutti mobilità i tra i comuni. giorni frequento casa di mia madre che abita in un comune a 500 metri dal mio e mangiamo insieme tutti i giorni, ma il giorno di Natale non mi posso spostare, ha senso oppure no? Glielo chiedo perché banalmente è quello che si chiedono i 25 parlamentari del Partito Democratico che hanno scritto una lettera, al Presidente Non Conte solo, adesso o si è al Ministro aggiunta della questa Salute. richiesta anche il presidente dei senatori del PD, Andrea Marcucci, che si è rivolto a Conte: cambi le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale di 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Prego, sindaco. Sempre, Panella mi fa sempre le domande sul PD, no, ma scherzo. No, però diciamo Io, che non è il mio problema, malgrado, no, ha ecco. ragione. Il problema c'è. Il punto è che noi siamo in un'emergenza. È chiaro che in un'emergenza si mettono dei limiti su cose che si sono sempre fatte e che ora non si possono fare. Allora, troviamo quelli che possono essere i motivi di massima urgenza e necessità per cui ci si può muovere da un comune all'altro e poi ci mettiamo d'accordo. Io penso che come regola noi dobbiamo mantenere il limite massimo alla mobilità, perché nel momento in cui c'è il caso della nonna, allora c'è il caso della sorella, il caso della fidanzata, il caso del babbo, il caso del figlio, il Quindi se caso vai a dell'amico del toccare il cuore. limite poi diventa un problema, perché devi articolare Io troppo nello ho questa specifico. preoccupazione, nel momento in cui si apre la deroga vale per tutti, dopodiché troviamo delle regole semplici. Ecco, a me la cosa che preoccupa, mi scusi Panel, è che le regole siano troppe, confuse, contrastanti, i cittadini poi alla fine non capiscono niente. Poche e Allora. semplici.